Dunque, Riccardo, allora, una prima domanda classica, insomma, del tipo da quanti anni stai in Portogallo? E da dove vieni? Cioè, nel senso, prima di stare in Portogallo, dove eri? Dunque, sono a Lisbona da 23 anni, dal 97. E prima di essere a Lisbona era a Roma, diciamo. Sono immigrato nel lontano agosto del 97. Ok. Diciamo. In mezzo a questi 23 anni sono stato 3 anni a Madrid, però sempre legato a Lisbona in un modo o nell'altro. Ma si può dire, se non è troppo personale, il motivo di questo passaggio da Ah, Roma a il motivo è Lisbona? stato, dunque, io all'epoca lavoravo come grafico pubblicitario, che era quello che avevo studiato, e ci fu un amico che volevamo inizialmente andare a Budapest o a Praga, emigrare, perché la pubblicità si era da poco riattivata dopo la caduta del muro di Berlino, e quindi erano posti dove pagavano bene, dove si poteva comunque sperimentare molto, no? Cose nuove. Poi invece niente, il destino, la classica cosa, il mio amico conobbe una portoghese a Roma e quindi venne prima qua. E poi una volta qua mi disse: no, vieni qua perché il Portogallo aveva un boom economico sostanziale a fine anni 90. E quindi sono venuto qua per lavorare perché comunque gli stipendi erano più alti, all'epoca erano più alti in Portogallo che in Italia per il lavoro che facevo, e quindi era un'occasione per essere indipendente, cosa che a Roma non era possibile Non è all'epoca, possibile. non proprio. Ok. Senti, di solito, no? Diciamo così, in Italia quando si parla delle persone che vanno all'estero, poi le si guarda con un certo orgoglio, no? Quando hanno successo all'estero, no? Tu adesso sei da tanti anni qua in Portogallo, ma diciamo così, ti senti orgoglioso in quanto italiano per quello che hai fatto, o sei solo orgoglioso di te Sì, stesso, di Riccardo? Cioè. cioè, diciamo che la mia è stata, all'epoca è stata una scelta di vita, che non era necessariamente la classica cosa, sì, in parte economica perché non vedevo molti sbocchi in Italia, però comunque c'era anche una voglia di viaggiare, cioè non è la classica cosa, sono dovuto emigrare perché comunque in Italia stavo male, cioè volendo sarei potuto rimanere in un modo o nell'altro, ma avevo anche una volontà di viaggiare, ho viaggiato sempre tutta la vita, quindi per me emigrare è anche un modo per staccarmi un po', per viaggiare. Poi è stato principalmente anche questo, cioè non solo una cosa economica. L'orgoglio sì, ce l'ho per quello che abbiamo fatto io e il mio socio, da quando abbiamo aperto la gelateria, sì, sicuramente c'è un po' di orgoglio personale, se poi questo si possa legare all'italianità non lo so, Non lo cioè, sai, nel senso. non Sono sapevo. orgoglioso quando vinciamo il mondiale, diciamo. No. Ma qualcuno dall'Italia è venuto a farti altre interviste, diciamo così. Altre C'è stato un interviste? riscontro anche in Italia di quello Ma che hai c'è fatto stato qua? ogni tanto, sì, appare qualche giornalista, mi pare che abbiamo fatto un paio di interviste su un paio di programmi, una era pure finita su che, Rai 3 mi pare, comunque erano servizi in generale su Lisbona. Poi dall'Italia sono molto più interessati a sapere cosa fanno i pensionati qui, più che a sapere cosa fanno gli italiani non pensionati qui, diciamo. Questa è sempre stata la prima domanda, diciamo. Oppure vogliono sapere se come fare impresa qui, se è più facile, se è meno facile. Insomma, queste sono le domande che fanno la stampa italiana le volte che ci abbiamo avuto a che fare, diciamo. Ho capito. Ma senti, ma tu adesso parlando appunto di questi pensionati, no, che vengono qui, questi pensionati, ma perché qua un po' non dico che li odiano, perché qui sono i portoghesi, non è un popolo che odia, però insomma sono un po' rammaricati per il fatto che questi vantaggi, questi privilegi che i pensionati italiani hanno qui. Tu, cioè, come la vedi questa cosa? La colpa non è dei pensionati in sé per sé, cioè se ci sono stati gli accordi tra Portogallo e Italia, quindi è ovvio che la gente faccia le cose che gli sono permesse. Io non ho niente contro i pensionati italiani, sinceramente. Tu Magari faresti la stessa cosa se se fossi fosse. pensionato potrebbe anche essere, cioè, potrebbe anche essere.
ma non so, magari se fossi portoghese, sì, magari avrei comunque il fatto che se fossi un pensionato portoghese, magari non apprezzerei molto il fatto che un pensionato in un altro paese non paghi le tasse per 10 anni, mentre noi le paghiamo sempre. E senti, poi un'altra domanda, insomma, un po' classica, un po' banale forse. Ovviamente dal 97 fino ad oggi il Portogallo è cambiato tantissimo, no? E c'è chi dice che comunque, insomma, si è cambiato in meglio. Ma c'era secondo te una parte invece del Portogallo del 97 che è andata perduta e che invece poteva ancora essere salvata? Questo dipende un po' da, è un po' soggettivo come cosa. Cioè, io vivendo in questa città da 23 anni, comunque l'ho vista migliorare, perché comunque al di là del fatto che il decadente potesse essere romantico all'epoca, o comunque un viaggiatore esterno a bella Lisbona, ancora intoccata, cioè, alla fine comunque ci sono delle cose che andavano migliorate. Cioè, ovviamente il miglioramento porta anche dei peggioramenti, magari in altri sensi, cioè, nel senso che turismo, meno, diciamo, si perde un po' magari l'aspetto genuino che aveva la città, però diciamo che comunque la città era così perché comunque era depressa, depressa economicamente, diciamo. A parte che io sono arrivato in un momento di boom economico, quindi cioè, in realtà il famoso cambiamento di Lisbona era già cominciato secondo me negli anni 90, perché comunque a partire dal 97 già avevano cominciato a cambiare molte cose nella città prima che ci fosse esplosione del turismo, che magari si è avuta anche perché si è cominciato a migliorare la città, a renderla più appetibile per il turismo. Però io comunque credo che le città nell'arco della loro vita cambiano immensamente, cioè dire che si è perso qualcosa della Lisbona di prima, in un arco di 23 anni, una città che ce n'ha quasi 3.000, insomma è poco. Un discorso che lascia un po' il tempo che trova, magari tra 50 anni diranno: ah, la Lisbona del 2020 era un'altra cosa. Cioè, ci sono dei cambi che sono inevitabili, a volte sono dei miglioramenti, a volte sono dei peggioramenti. Però i problemi che c'è a Lisbona, che si parla di gentrificazione, sono problemi che sono arrivati dopo qui, ma che magari già esistevano in tante altre città europee, comunque. Perché sì, effettivamente quando arrivavi qui c'era un McDonald's. Non c'erano centri commerciali, hanno cominciato ad aprire nel 97-98, cioè c'era già Moreras, non c'era ancora Colombo e tutti gli altri. Però non so, cioè io continuo a amare la città perché secondo me comunque le parti genuine di Lisbona, cioè la Lisbona del 97, se vuoi la trovi ancora, se sai i posti, se la vai a cercare o se la vivi con lo spirito positivo di vivere la città. Cioè, Ok, senti, allora poi adesso passiamo al grande argomento, al grande tema di quest'anno che è il parlare di Covid. virus. Il virus, ma è solo perché voglio capire una cosa, no? Diciamo, per voi che avete questa attività, no? Cioè, è arrivato il Covid e quindi vi hanno detto chiudete tutto. Vi sono, cioè, hai avuto un momento di spavento, ti sono tremate le ginocchia, il Sì, primo beh. impatto, oppure poi pian No, beh, piano. all'inizio sì, cioè lo spavento del fatto che comunque non sapevamo quanto durava la chiusura, non sapevamo se ce l'avremmo fatta, non sapevamo se avremmo ricevuto aiuti, insomma abbiamo un po' navigato a vista, poi sì, ci siamo messi a lavorare da subito, comunque con il takeaway, le consegne a domicilio, quindi gli aiuti poi non sono arrivati a parte il layoff. Il layoff è in realtà una restituzione di soldi che tu hai già dato, perché a partire dalla chiusura abbiamo pagato circa 15.000 euro di tasse e a livello di layoff lo Stato ci ha restituito sui 6-7 mila euro. Quindi cioè, quello che io ho dato allo Stato durante il Covid è stato di più di quello che lo Stato ha dato a me durante il Covid, questo è sicuro. Quindi è stata un po', diciamo, un po' la stessa situazione che è venuta in Italia, forse, no? Cioè, nel Sì, senso beh, che in questi Italia. aiuti in realtà non ci sono stati. Sono stati parziali, sono state in realtà Sì, in delle Italia non so, le restituzioni. banche, quello che ti posso dire, le banche hanno cominciato i famosi aiuti delle banche sono stati bocciati più delle volte, anche a noi. Adesso che siamo sopravvissuti, le banche mi stanno telefonando per darmi i soldi. Diciamo che hanno aspettato un po' come andava a finire. Non diamo soldi a chi magari fallisce,
aspettiamo chi non fallisce, okay, e chi non è fallito, dopo gli diamo i soldi. Più o meno è così. Però sì, comunque sì, è stata, cioè, un grande stress per tutti noi, pure per chi lavora per noi, perché comunque oggettivamente sì, abbiamo messo 9 persone in layoff, 2 persone hanno continuato a lavorare insieme a me e al socio, ma sempre senza sapere se ce la cavavamo. Poi alla fine ce la siamo cavati, perché per fortuna si vende sia gelato durante il lockdown e dopo, a differenza dei ristoranti che comunque la gente deve stare dentro mezz'ora, 40 minuti, comunque la gente magari si sente più sicura a entrare, prende un gelato e andarsi, praticamente. Non c'è tanto quella cosa di non entro in gelateria, è più facile che non si entri dentro un ristorante. Poi il problema è che c'è nei ristoranti, molti lavoravano col turismo. E se lavoravi col turismo adesso sei molto personale. Okay. Se lavoravi solo con il turismo, comunque maggioritariamente col turismo, molto male. Ma senti, ma infatti, allora, secondo te come andrà a finire? Stesso, cioè, andremo con le mascherine fino ancora per un anno, secondo te? Sì, cioè, non lo so, dipende cosa deciderà. Io continuo a pensare che il Portogallo ha fatto tutto bene all'inizio e poi è entrato in panico nel momento di riaprire, adesso non sta riaprendo niente, mentre in paesi che sappiamo che sono stati colpiti molto più fortemente è già tutto aperto. C'è un po' una schizofrenia nelle misure, secondo me, perché realmente se non c'è mai stata una grande ondata di Covid all'inizio, non si capisce perché adesso, nonostante i nuovi contagi, comunque stiano operando un po' in panico, come se 2 mesi fa ci fossero stati 40.000 morti, sì, non ci sono stati. Senti, ma immagina adesso di poter parlare con il Riccardo del 97. Sì. Ok. Allora, tu che cosa faresti? Gli diresti questo discorso della pandemia? Cioè, lo avviseresti, gli diresti, guardate che andrà tutto bene, poi invece il 2020 ci sarà il disastro, cioè faresti lo spoiler oppure no, gli daresti solo qualche piccolo... Gli direi solo di comprare una casa, visto che ancora non ho comprato una casa dopo 23 anni. Okay. Quindi di fare qualsiasi cosa per avere un mutuo. Okay. All'epoca in cui comunque avevo uno stipendio, non avevo da avere. No, non direi uno spoiler, non mi piace conoscere il futuro. In nessun caso, non vorrei mai sapere il mio futuro 23 anni fa, anche perché per esempio 23 anni fa mai avrei immaginato che avrei avuto una gelateria, una delle cose lontane dalla tua completamente. Va bene, senti, ti ricordi di che Marzullo fa sempre quella domanda alla fine? Sì, i sogni. La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio, no? Allora, io sono dell'idea che prima della pandemia, sì, la gente rispondeva la vita è un sogno. Poi è arrivata la pandemia, la gente è dovuta rimanere a casa e ha cominciato a sognare una vita migliore, perché non potevi dire la vita è un sogno quando stai a casa della pandemia. Quindi secondo te allora la vita è un sogno veramente oppure i sogni aiutano a costruire una vita migliore alla fine? Sono indispensabili per... Cioè la vita è un sogno, la vita è reale, nel senso, durante la vita puoi sognare sia a occhi aperti sia dormendo, diciamo. I sogni a occhi aperti possono essere progetti che puoi o non puoi realizzare, però comunque magari quello che ci siamo accorti in questa pandemia è che avevamo una libertà che forse non gli davamo così tanto peso prima, mentre appena ce l'hanno tolta ci siamo accorti veramente che la libertà è importante. Quindi la vita no, la vita è reale, e i sogni non aiutano a viverla meglio, ma magari aiutano a dare un fine alla vita stessa, diciamo. Mm-hmm. Ok, senti una cosa, adesso cambiamo argomento, no? Mi sta venendo in mente il cartellone lì. Quando lavoravi nella pubblicità, no? Sì. Cioè, insomma, alla fine è come essere un creativo, no?
Esatto. Devi inventare non solo delle idee, ma devono anche essere accattivanti. Esatto, esatto. Ma diciamo, lo stesso tipo di spirito si applica anche nel campo della gelateria. O la gelateria invece sono sì, no, una cosa un po' rigida, nel senso che vendi gelati e basta. Cioè, no, ovviamente ho applicato la pubblicità e il marketing anche alla gelateria, perché okay, abbiamo creato una marca, quindi una marca si vende con la pubblicità. Poi diciamo c'è pubblicità. Ovviamente una gelateria o un ristorante non ha accesso ai media che può avere una grande marca, tipo televisione e stampa, i prezzi sono proibitivi, però si può lavorare molto sull'immagine di marca. E noi per esempio qui non ci siamo molto chiusi, perché in realtà il gelato è l'unico prodotto che ha un target universale, diciamo. Al contrario di molte cose che hanno target specifici, il target del gelato è universale, nel senso che va dai 2 ai 100 anni. Tutte le classi sociali, tutti i tipi di persone mangiano gelato, quindi la comunicazione in realtà è più facile. Poi noi abbiamo anche cercato di uscire un po' dalla comunicazione proprio quella tradizionalista, il gelato, l'antica gelateria, che comunque... Quindi non ci chiudiamo troppo nel mondo del gelato, cioè, in realtà a livello di comunicazione facciamo un po' quello che ci pare. Okay. Ma secondo te infatti... cioè quando si apre una nuova gelateria a Lisbona, per te è un problema o è un vantaggio, perché comunque c'è ancora, insomma, nel pubblico quell'interesse verso il gelato e quindi insomma... Sì, da un lato può essere una cosa positiva, ma dipende anche dalla gelateria. Un problema non lo è mai, perché comunque siamo fiduciosi che comunque a Lisbona siamo, se non i numeri uno, tra i primi tre. Quindi di solito è più un problema per gli altri quando aprono una gelateria, se riescono a stare dietro alla nostra qualità, al nostro prezzo. Così. Okay. Però sì, magari disperde un po' il pubblico, nel senso che le gelaterie lavorano molto anche, cioè se c'è una gelateria in zona probabilmente vai a quella, non ti sposti troppo. Mm. Certo, poi se la gelateria è cara o non è buona, allora ti sposti di più e vai a quella che sai che è buona e meno cara, diciamo. Però in generale la concorrenza non è mai un problema. Mm-hmm. Una cosa che ti mantiene attivo, se stai davanti, diciamo, cerchi di rimanere davanti continuando a fare il miglior lavoro possibile, il miglior gelato possibile, diciamo. Ok. Senti, invece con le autorità com'è che è stato il vostro rapporto? Nel senso, con i controlli, con la polizia? Durante la pandemia? No, in generale. No, controlli ci sono, cioè, abbiamo avuto ci sono controlli normali della polizia municipale, della polizia normale, della giunta di freguesia, della SAE, che è l'autorità sanitaria, sì. Autorità sanitaria di attività, cioè sanitaria economica, che è, diciamo, il controllo più importante che puoi ricevere, perché comunque ti controllano sia economicamente sia a livello di sicurezza alimentare, diciamo. Però sì, non c'è molto accanimento per una gelateria. Allora, un bar sì, siamo molto controllati, adesso molto di più, e non è sempre piacevole, diciamo. Ho capito, ma adesso una domanda un po' scomoda: ti sembra di essere controllato più di altri competitor, diciamo? No, a livello di gelateria no, a livello di bar sono controllato come tutti i bar di Cascio 3, perché quando avevo la gelateria, solo gelateria a Cascio 3, non erano quasi mai controllati. Come la gelateria è diventata anche un bar, allora controlli sull'orario, un po' di tutto. Senti, ma come mai hai aperto la gelateria lì a Cascio 3? Nel senso che prima la il tempo sì, non era una zona molto, diciamo così... Perché nel 2015 conveniva, già gli affitti erano alti, quindi cercavamo un po', e quel tipo di spazio lo stava affittando la Cascia Gelato, faceva sì contratti solo di un anno, ma molto bassi, quindi 1.400 euro al mese per 100 metri quadrati, nel 2015 era poco, quindi...
dopo una certa ricerca di posti, alla fine abbiamo aperto là con qualche dubbio, però anche con qualche speranza, perché alla fine, poi dopo che abbiamo aperto noi, hanno aperto altre persone e si era creata all'epoca una bella storia, diciamo, quella zona che adesso già non c'è. Non c'è più. Perché, okay. Però è stato un momento d'oro di Prassa San Paolo. Però sì, alla fine abbiamo aperto lì perché volevamo aprire, quello è il posto che abbiamo trovato e quindi ci siamo lanciati lì. Ok, perché a quel tempo io immagino che non ci fosse tutto quel movimento. No, c'era anche già più movimento. Cioè, di notte sicuramente c'era movimento, non sulla piazza, più sulla via Corderosa. Però vabbè, sono quelle cose che quando apri non sai se funzionerà o non funzionerà qua, poi alla fine invece ti rendi conto che c'era molto passaggio, c'era la stazione vicino, poi col turismo, molti Airbnb lì, e poi alla fine quello era un periodo che comunque la sera venivano anche molte famiglie, anche ci sono dei bambini, anche perché c'era la gelateria ovviamente, però era una zona meno, più varia diciamo, mentre adesso già è un po' più chiusa sulla, anzi adesso è proprio chiusa, non c'è più nessuno, ci sono dei, diciamo. Va bene, una senti. Tragedia. Un'ultima cosa, un messaggio che magari tu vuoi lasciare ai tuoi, insomma, ai tuoi clienti, sì, insomma, più, no, più fedeli, di dire un messaggio, forse un messaggio di speranza. Messaggio di speranza, continuiamo a lavorare, a cercare di rendere la vita migliore anche con un gelato buono. Okay. Continuate a venirci a trovare e noi continueremo a fare il gelato perché lo facciamo esattamente come lo facciamo 5 anni fa, non abbiamo mai cambiato. Cioè. Perfetto, ok, va bene, grazie. Allora, Riccardo, grazie a voi. Adesso editing e manetta. Addio, quante domande mi hai fatto? Beh, sono venute così, insomma. Tutto un interrogatorio sulla pandemia, però. Vabbè.